Buonasera Ministro, complimenti. Parto con una battuta, forse converrebbe sempre giocare in 10, ma a parte gli scherzi, direi che più indizi fanno una prova. Quando per più volte durante una stagione una squadra riesce a fare punti, in questo caso a vincere come il Venezia, nonostante rimanga in 10 uomini, significa tanto, significa che il gruppo c'è, che si fa sentire, che ha guerrito fino alla fine, nonostante le avversità che possono capitare durante una partita. Allora, semmai ci poteva essere sicuramente un episodio per confermare questo, che non molliamo, che siamo concentrati e determinati a portare a casa i risultati, sicuramente sì. Dico anche che in 10 contro 11 il Modena ha preso il palo. E quindi per gli episodi si poteva o perdere o come abbiamo fatto anche vincere. La prestazione è stata eccellente, ma sicuramente secondo me è un gradino sotto l'aspetto della finalizzazione, della precisione al fare le cose. Questo parlo chiaramente per la mia squadra. Abbiamo sbagliato tante volte l'ultimo passaggio nei contropiedi che siamo riusciti a fare. Nel palleggio abbiamo sbagliato tanto, nel primo tempo potevamo andare in tiro con più convinzione. Detto questo, la partita sembrava in pieno controllo, al di là di queste palle sporche, palle lunghe sugli attaccanti del Modena e l'incapacità delle volte di andare a recuperare le seconde palle. Tutto il resto, ripeto, nel finale di partita poteva succedere una cosa o l'altra, peccato per l'espulsione, perché perdiamo un giocatore importantissimo, espulsione giustissima, perché ha commesso un genitale, e quindi peccato, perché sinceramente in quel frangente lì, se noi fossimo stati bravi a servirlo meglio, perché ci poteva dare profondità, ci poteva dare gamba a campo aperto, potevamo essere magari anche più pericolosi. Gigi? Sì, è il mister Hai parlato di squadra poco incisiva, è mancato solo l'ultimo passaggio o vi siete anche un po', diciamo, coricati, stesi, adeguati al tipo di partita che sta facendo Modena, perché Modena ha marcato stretto, ha dimenticato Bianchetti solo l'ultimo secondo, per il resto ha fatto fatica a tutti, a cominciare da Massimo, ma tanti altri. No, a me sinceramente la prestazione è piaciuta, sapevamo, qua io vorrei ricordare che qua il Parma ha preso 3 gol, quindi il Modena gioca un gran calcio ed è difficile, soprattutto quando trova queste serate che non ti fa respirare, e quindi penso che la squadra abbia fatto la partita che doveva fare. Magari a livello fisico, nella brillantezza in qualcuno siamo mancati, però comunque abbiamo fatto una prestazione importante. Abbiamo tenuto botta, ripeto, per gli episodi si poteva andare sotto, ma portiamo a casa una vittoria importantissima, perché la capacità, la determinazione nel voler fare le cose sicuramente c'è stata, potevamo farle meglio, però il calcio è questo. Quanto può pesare vincere in questo modo una così, a questo punto della stagione, per la Cicarca, nazionale? Ve lo potrei dire fra un po', perché poco fa dicevo a un vostro collega che prima della partita eravamo quarto in classifica, ora siamo secondi, giochiamo con sabato prossimo, che dipende sempre da quel risultato, ma poi mancheranno 9 partite, perdi o pareggi, sei magari ancora quarto, magari sei terzo, non bisogna mollare, mi ripeto sulle cose che ho detto in queste ultime partite, non bisogna mollare, qualsiasi cosa succeda, alla fine del campionato possiamo fare i conti, ma fin lì dobbiamo assolutamente avere ben presente quello che dobbiamo fare, fare più vittorie possibili, perché poi si arriva alla fine soltanto così e vediamo che cosa faranno gli altri. Ciao Mister, dopo di parlare dello Sport Modenese, ti volevo chiedere se ti aspettavi una partita come è venuta oggi, visto che insomma anche tu gli episodi hanno deciso, oggi non vi ha fatto respirare, anche tu ti aspettavi che si sviluppasse così? Io sì, assolutamente. Abbiamo preparato la partita in questo modo perché entrambe le squadre hanno giocato praticamente a viso aperto e hanno cercato di vincere il duello a tutto campo, quindi con una pressione costante da ambo le parti. Si poteva portare a casa quei duelli, penso che nelle ripartenze, nella capacità di creare la superiorità numerica nel primo tempo potevamo essere più bravi, soprattutto anche negli ultimi 20 metri, nell'essere più cattivi e incisivi
a tirare in porta. Poi per il resto è una partita che probabilmente anche il Modena e anche noi, che è una partita sotto controllo, che poteva essere decisa da un mezzo episodio. Ci sono altre domande? Grazie, buonasera.